e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un parasauro che ha invaso la nostra proprietà e che adesso io e Gina ci addomesticheremo. Ebbene sì, perché ci siamo resi conto di una cosa, che è vero, abbiamo un raptor meraviglioso che ci sta portando a spasso per la mappa con più o meno tranquillità, serenità, beh sì, più o meno, diciamo. Tizio, ci vai giù, ma serviranno altre bola? No, ci ho sprecato una freccia, ma non servono altre bola. Ok, perfetto. E dicevo, andare in giro con il raptor, sì, è bellino, è tenero, è puccioso, prendiamo un sacco di pelle, un sacco di carne, riusciamo a scappare molto rapidamente dai nemici, però ha il peso a zero, cioè non mi trasporta niente, è un macello per raccogliere materiali. E visto che noi non abbiamo più voglia di raccogliere tutto così a manina, abbiamo deciso che oggi ci passiamo la giornata o le giornate, dipende un po' come va la questione, ad addomesticare altre bestie, qualcosa di abbastanza semplice, appunto parasauro, vorrei un iguanodonte, e poi vediamo se riusciamo a prenderci qualcos'altro di carnivoro così, giusto per aggiungere un po' di difesa. E magari in questo modo ci riusciamo a spostare con delle bestie che sopportino un minimo di peso e riusciamo a raccattarci un po' di materiali, perché tipo qua intorno la legna ad esempio scarseggia, ma proprio pietre a non finire, fibre come se non ci fosse un domani, ma legna zero. Ho visto diversi video dove la gente per addomesticare le bestie le fa prima affamare, quindi le tiene narcotizzate per un sacco finché la fame non arriva a tanto, e poi gli butta dentro, come stiamo facendo ora noi, un po' di cibo. Sì, va molto rapidamente e mi sembra che forse l'efficacia dell'addomesticamento in questo modo rimane un po' più alto. Mi sembra, potrebbe essere, non lo so ragazzi, ditemi voi. Ok, e in pochissimi istanti abbiamo il parasauro, ok, ottimo, buono, dai, iniziamo bene, iniziamo molto bene! Vediamo di farci subito la sella per il nostro parasauro, così vediamo un pochino se riusciamo a raccogliere qualcosina in più. Cosa vuoi? Fibra ne abbiamo, legna, eccola qua, poi cosa ti serve? Pelle, pelle ne abbiamo, vai, tanta pelle! Mamma mia, che strano reiniziare a fare tutte queste cose, mi sto divertendo un botto! Il parasauro in teoria ci dovrebbe essere molto utile anche perché ha quella funzione di poter individuare i nemici, che in questa mappa direi che è fondamentale, giusto? Sì, guarda il raggio che controlla se c'è qualche nemico nei paraggi, ok, questa cosa direi che ci sarà utile in questa mappa tanto brutta e spaventosa. Però, no Lillo, non stai raccogliendo niente, però aspetta, provo ad andare un po' più indietro, ok? Non raccoglie tanto, però mi sembra un pochino più rispetto a quando io raccolgo a manina. No, dai, raccoglie anche abbastanza bene alla fine. E vedo anche che ha una barra del peso bella alta, quindi riusciremo a trasportare un po' di roba. Quindi direi che gli alziamo un po' il movimento, la velocità di movimento, per riuscire magari a scappare. Posso sperare di riuscire a fuggire da un Ravager con il parasauro? Non lo so, lo scopriremo. E intanto riusciamo così a farci un pochino di narcotici, che io mi devo fare tante frecce narcotizzanti perché ci voglio addomesticare tutto. Ormai si è fatta sera, quindi per l'iguanodonte partiamo domani mattina. Intanto volevo fare una cosa, allora prima di tutto accenditi Lillo. Ciao piccolo, guarda Guldo com'è bellino quando lo accendi. Allora, mi avete detto di provare a mettere uno dei cappelli di Gina insieme a uno dei capelli da festa sul nostro Guldo, e in teoria così dovrei riuscire a mettergli il cappellino. Vediamo, io mi fido. Aspetta, okay. Oh no, ma che bellino anche così. No vabbè, aspetta, fammi vedere. Ma dai, ma è troppo bellino. No, ma io lo lascio con questo cappello sempre. Vabbè, aspetta, fammi provare con quello da festa, però poi lo voglio di nuovo con questo. No vabbè. Oh mio Dio, è bellissimo, aspetta, me lo metto anch'io. Gina, mettiti anche tu il cappellino, che così facciamo la coppietta. Aspetta, com'era la faccenda qua, non mi ricordo, dov'è? Ok, eccolo, trovato. Perfetto, aspetta, fammi vedere come siamo carini. No, vabbè, ma sono bellissimi. No, Guldo con quel cappellino è qualcosa di adorabile. No, vabbè, oh mio Dio, la dolcezza, mi sto scegliendo. Quasi mi dimenticavo, Gina finalmente ha la tuta fatta in pelle, guardate che bellina che è con la tuta fatta in pelle. Ci siamo fatti anche un po' di questi bastoni luminescenti, che alla fine si riescono a fare con poche cose, con le gemme e i cristalli, e si ottengono molto facilmente quando ci sono i terremoti, banalmente.
Per fortuna si riescono quindi a creare subito. No, ho sbagliato il pulsante. Ok. Eccola, qui la nostra barretta luminescente che col tasto destro si accende e poi con il sinistro io lo posso lanciare sul dinosauro. Ta-dan! Così mi rimane la luce accesa mentre noi ce ne andiamo in giro a raccogliere. No, di nuovo non stai raccogliendo niente, tizio. Ok, ora sì, grazie. A raccogliere, ok. Direi che questa cosa può essere utile perché qua è spesso molto buio, molto buio, buio, buio. Attiviamo subito al nostro parasauro la modalità torretta e... Ah, mi raccomando, se avete in mente un nome per il parasauro suggeritemelo, che mi fa piacere se mi suggerite voi i nomi, al momento a me non me ne vengono, sinceramente. Ok, adesso lui ci dovrebbe avvisare nel caso in cui qualche nemico dovesse avvicinarsi alla base. Bene, speriamo ci avvisi in tempo. Ah sì, qui dietro noi ci siamo messi anche la fornace, il tavolo da lavoro, li ho messi un po' così fuori dove capitava perché... Mi servono, devo assolutamente riuscire a farmi il piccone e l'accetta in metallo per raccogliere un po' più di materiali. E visto che oggi mi sento positiva, ci facciamo anche già la sella dell'iguanodonte. Sì, dai, speriamo che non porti male. Cacchio, forse non avrei dovuto farla in anticipo, vero? È ancora un po' buio, ma piano piano iniziano a vedersi le cose, tipo si vede uno spino laggiù. Ah, fammi vedere un pochino che livello è, così tanto per curiosità... Un livello 4. Un livello 4. Allora, è bassino come livello, ma sinceramente per come siamo messi adesso, mi va anche bene, cioè mi va bene un livello 4. Però non mi azzardo con l'arco, vorrei aspettare di avere almeno la balestra. Inoltre mi sa che è meglio se andiamo per di là, perché invece lì dove c'è lo spino io prima ho visto un basilisco. Sono quasi sicura di aver visto un basilisco, quindi preferirei non dover andare da quella parte. Prima di scendere giù verso il fiume, seguendo il corso del fiume, vorrei provare a salire per di qua, perché mi è sembrato di vedere un po' di erbivori e magari troviamo anche un iguanodonte, che non sarebbe male. Anche perché se non sbaglio l'iguanodonte, se lo fai correre a quattro zampe, ha tipo la stamina infinita, quindi sarebbe molto utile, ecco. E ad attenderci in cima ci sono cadaveri, bene, di un devastatore e di un pulmono scorpius. Ottimo, vedo che gli erbivori sono cazzosetti da ste parti. Bene, bene, dai che magari ci troviamo qualcosa di alto livello allora. Bene, bene, bene. Sì, in effetti sono per lo più erbivori. No, raptor. No, raptor, no, dai che palle. No, che raptor fa quella roba che salta e ti disarciona. E lo so già che ci muoio, lo so già che ci muoio contro il raptor. Vediamo. Sì, erbivori ce n'è, però non dei guanodonti io da queste parti. Oh, però vedo il cadavere di un tech, mi sembra. Sì, uno stegutech. Metallo gratis, dai. Dai un pochino, forse ce ne dà, giusto? Sì. Sì, rotame metallico, qualcosina ci ha dato. In teoria lo possiamo... No, raptor, no, dai, raptor, non rompete le palle. Mi hanno visto, no, 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 dai, vi prego. No, porca miseria, lo sapevo. Lo sapevo che mi disarcionavano, ma porca puttana. No, dai. Io non ci posso credere. In teoria il raptor non dovrebbe essere morto. Cioè, almeno non mi è comparso nessun messaggio. Quindi, in teoria è vivo? Speriamo... Sì, 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 eccolo lì, è vicino al mio cadavere, ha appena ucciso un pulmono scorpius, mi sa. Ok, 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 eccolo, eccolo, ciao! Oh, mamma mia, meno male, è vivo per miracolo, è vivo per miracolo. Aspetta che... No, dov'è il suo inventario? Gli diamo un po' di pappa così rinvigorisce. Oh, meno male, almeno lui è salvo. Ah sì, tra l'altro il raptor l'abbiamo chiamato Axel perché il nostro caro iscritto Axel mi ha chiesto di chiamarlo Axel e quindi io l'ho chiamato Axel così come mi ha chiesto. Mi piace molto tra l'altro come nome Axel. Ok, ci riprendiamo tutto e con il nostro Axel cerchiamo di finire di farci un giro. Aspetta, ma magari ci vestiamo prima, che dici, eh? Sì, forse è il caso, me l'hanno un po' danneggiata. No, dai, l'avevo appena fatta la tutina in pelle, porca miseria. No, di qua ci sono Ravager. No, cacchio, ma che cosa? No, ma perché? Ma perché? Ma che vuoi? Aia! Porca miseria, ci ho fatto malissimo. No, lì ci sono i Ravager. Ma che cacchio gli ho fatto all'orso? Non gli ho fatto niente. No, porca miseria. Dai, ragazzi, per favore, c'è il raptor che c'ha uno sputo di vita adesso. No, è certo, è certo. No, vabbè, Axel, corri. Corri, corri, corri finché puoi, raptor. No, vabbè, aiuto. Aiuto. Aia, 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 culata. Mamma mia, ok. Dai, corri, 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 corri. Aspetta, no, siamo senza stamina. Aia, siamo senza stamina. Però, aspetta, aspetta. Non ci insegue nessuno? No, no, ok, stranamente non ci insegue nessuno. Ok, ok, mamma mia, il panico.
Ok, qua sotto com'è la situazione? No, sembra tranquillo. Ok, dai, se sembra tranquillo, mi posso azzardare a scendere? Direi di sì, dai, direi di sì. Oh, andiamo a vedere se riusciamo a raccattare qualcosa da questo coso qui, che è tipo l'equivalente del beacon normale che c'è solitamente su Ark. Oh sì, un po' di roba ce la prendiamo. Ok, sì, no, non schifiamo niente, non schifiamo niente. Siamo all'inizio, ci prendiamo tutto il possibile, guarda. Ma porca miseria, siamo troppo pesanti. Vedi, il problema del raptor è che non c'ha peso, dannazione. Devo togliere qualcosa adesso. Fammi vedere se posso togliere qualcosa anche a te. Aspetta! No, vabbè, ma mi hai preso un'accetta di metallo. Oh, ma che bello. Oh, finalmente un'accetta di metallo, mamma mia. Adesso ci manca piccone e balestra. Le prossime cose, piccone e balestra, assolutamente. Ok, no, di qua direi che non passiamo. C'è il granchione con uno spino. No, mi sa che faccio il giro per di là. Torniamo su di là, facciamo il giro. Me la rischio, guarda, me la rischio. Niente, purtroppo ci devo lasciare tutto perché il raptor c'ha il peso a schifo e quindi non possiamo portarci via niente. Ma l'accetta in metallo, quella non la molle, manco il metallo perché da queste parti non si trova assolutamente. Almeno queste due cose me le voglio tenere. Pronti, partenza, via, via, veloce, veloce, corri, corri, corri come se non ci fossi un domani senza guardarti indietro. Ma ha spawnato qualcosa qui davanti, ma non ho capito che cosa fosse, aiuto. Ok, no, 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 ma cosa? Ma perché? Ma mi stavo recuperando un attimo la stamina, ma cioè non mi posso fermare un secondo. Praticamente su questa mappa dovremmo correre costantemente. Ci serve un animale che non posso mai smettere di correre. Sì, pure i Ravager anche qui, aiuto. Ma ce la facciamo, c'è la stamina che sta scendendo tanto rapidamente, corri. Speriamo si distraggano con le bestie più grandi, ti prego. No, 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 si stanno distraendo manco per niente, mi stanno inseguendo tantissimo. No, dai che sto finendo la stamina, ti prego, aiuto, 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 aiuto. No, mi sbrana, no, 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 ok, non so cosa sia successo, non mi stanno più inseguendo, ok, va bene, non mi faccio domande, mi va benissimo così. Ok, con calma, recuperiamo stamina e torniamo a casetta. Ah, oh, finalmente di nuovo a casetta e io vado subito a sciogliermi il metallo perché mi voglio fare anche il piccone in metallo. Ho assolutamente bisogno di farmi il piccone in metallo perché quelli di pietra e di legno se si devastano subito non raccolgono niente, a me servono materiali. Voglio farmi la casetta bella bella della Osocraft, mi serve tanto legno. E ci servirebbe anche tanto metallo perché veramente in questa zona io non ne ho visto metallo, cioè il poco che ho recuperato l'ho preso dalle pietre. Ma tipo ne prendevo uno ogni 1000 anni, quindi ne sto trovando veramente pochissimo. Ok, vai piccone subito, veloce, veloce. Oh, finalmente abbiamo anche il piccone in metallo. Per la balestra ci mancano ancora 2 lingotti di metallo, dannazione, solo due. Vabbè, adesso vediamo di andare di nuovo a cercare l'iguanodonte, con la quale poi si spera riusciremo ad andare in zone più carine dove raccogliere un po' di metallo, un po' di materiali. Un po' di cose per farci una casetta decente e magari, magari ci troviamo anche una bella zona dove appunto iniziare a costruire la nostra casetta con la Osocraft, che non mi dispiacerebbe perché non vorrei rimanere qui. Questa zona davvero è un po' bruttina, ma non tanto per quello che spona, più che altro per le risorse. Cioè non c'è legna, ho finito il legno subito, c'erano due o tre funghetti, sì, vedete, ce n'è uno ogni tanto, ma vorrei una foresta bella fitta. Quindi ora proviamo a scendere il corso di questo fiume. Là c'è un triceratopo un po' arrabbiato. Perché? Chi ti ha fatto arrabbiare? Aiuto, no? Perché se qualcuno ha fatto arrabbiare te, probabilmente farà arrabbiare anche a me. Ah, dannazione. Vabbè, facciamo piano piano con calma. Non capisco davvero con chi ce l'abbia, ma forse è colpa nostra. Cioè, ci stiamo avvicinando troppo noi e per quello che diventa tutto rosso. Boh, mi sembra tutto tranquillo, posso osare dirlo? Boh, sembra tutto tranquillo per ora. Vediamo di dare un'occhiata dall'alto. Ciao Cambulbo. Vediamo un pochino. Aspetta, per di là. Ok. Cavoli, che avevo paura di finire di sotto. E quanti Cambulbo? No, vabbè. Wow, che bello. Là mi piace tanto. Aspetta, fammi vedere che non ci sia roba troppo brutta qua sotto. No, non sembra. Ok, noi ci azzardiamo a scendere. Oppala là. E vediamo. No, ok. Per ora non ci attacca nessuno. Ok, è già una gran cosa. È già una gran cosa. Mamma mia quanto siamo pesanti, non riusciamo manco a saltare. Oh, però lì c'è un parasauro spaventato. Da cosa? Perché qua sono tutti spaventati ma io non capisco da cosa? Oh, ma guarda quella spiaggia che bella!
No, voglio andare lì, guarda com'è luminosa. Cioè, no, vabbè, posti così luminosi qua non ne ho ancora visto. Ok, non vorrei parlare troppo presto, ma penso che abbiamo trovato il posto per farci la base, assolutamente. E Raptor Kaga, giusto, la sua opinione è questa. A me piace, senti, io la voglio fare qua la casa. Allora, è molto soleggiato, abbiamo l'acqua, abbiamo le rocce, abbiamo direi tanta legna e tanta paglia, tantissime bacche, tantissimi funghi e abbiamo anche tanta chitina. Cioè, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Io la base mi sa che me la provo a fare qui decisamente. Raptor? Raptor, no, il trilobite è sfuggito. Ok, mi si è buggato il Raptor, non so cosa sia successo. Raptor, non farmi ste cose però, che se veniamo attaccati tutti i buggy io muoio e anche tu probabilmente. Ok, anche qui sopra, terremoto a parte, mi sembra che sia più o meno tutto tranquillo. Mi sembra di vedere per lo più erbivori. Quindi direi che questa è una buona zona. Qui abbiamo anche uno di quei tipo di degeneratori. Questa costruzione qua in teoria ci dovrebbe permettere di ricaricare le batterie quando ce le crafteremo. Quindi questo direi che è un altro punto a favore per scegliere questa zona come zona per la base super figa, super bella, o almeno speriamo. Aspetta che la vedo casini. Aspetta, fammi controllare. Mi sa che ci sono Raptor. Sì, ma non capisco quanti sono. Fa vedere, Triceratopo, Raptor, due Raptor, uno Tech, oh che bellino Tech, lo vorrei tanto tanto un Raptor Tech in effetti, bene mi dispiacerebbe però quanti sono scusami, quattro non è quello di prima, un altro Raptor Tech, 36, oh che bellino, dubito che il Triceratopo riesca a farli fuori tutti, ne dubito proprio tanto tanto, anche perché mi piacerebbe, ci arriva anche l'altro in suo soccorso ma non penso che faranno una bella fine. Ok, allora la zona pullula in effetti un pochino di Raptor, quindi mi sa che prima di fare effettivamente il trasferimento sia il caso di dare una ripulita. Ah, no, no, aspetta, 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 non volevo buttarmi di sotto, vabbè, non importa. Verremo a dare una ripulita prima di appunto trasferire magari anche le altre bestie. Di là cosa c'è? Sembra tutto molto più buio e oscuro di là. Non so se tentare la sorte e provare a visitare anche quella zona. Da questo lato tutto bene, di là Sarco e Spino che si azzannano, qua no, vero? No, ok, non sembra. Che però è un peccato perché è anche tanto carina come zona. Non sembrava, mi sembrava molto più oscura, inoltre guarda quanti funghi, quindi quanta legna, guarda quanti Spino e quanti Sarco, ma porca miseria. Però anche qui abbiamo un caricatore, no, vabbè, ma c'è un altro Spino là, e quanti Spino ci sono, ma porca miseria. Questa roba che cos'è? Aspetta che non vorrei mi attaccassero mentre guardo. Aspetta, ok. Che robaccia è questa? Io non mi avvicino a controllare, ma mi farà male. No, 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 io torno indietro. Non mi piace questo lato della spiaggia, preferisco l'altro. Mi sembra un po' più tranquillo e rilassante. Ecco, ci facciamo giusto fuori quei due o tre raptor e poi tutto a posto. Ok, anche a sto giro niente iguanodonte, però non importa, almeno abbiamo trovato una bellissima zona dove potremmo eventualmente farci la base, che dite? Tra l'altro ho notato che col piccone di metallo, se distruggo queste pietre, queste di questo colore strano, non queste grigie, queste qua tipo marroncine e un po' tondeggianti, mi dà metallo, cioè mi dà più metallo rispetto a quanto riesco a prenderne dalle pietre. Poi vorrei trovare realmente dei giacimenti di metallo, perché al momento non ne ho ancora visto mezzo, mi sa, qua vicino. E questo è un problema. Finalmente! Finalmente abbiamo il metallo per farci la balestra! Subito, subito! Veloce! Mamma mia quanto poco metallo che abbiamo! Ma non importa, adesso ci riusciamo a fare la balestra. Oh, che bello! Oh, che bello! Non vedo l'ora di fare il fucile, ma per ora la balestra va decisamente bene. Un lusso, ragazzi, un lusso. Ma ciao balestra, appena mi carichi anche la grafica, grazie. Ma ciao balestra, oh quanto mi è rimancata. Che bello, che bello. Ok, allora adesso ci sistemiamo ancora due cosine che abbiamo sparse in giro. Guarda quanta roba qua. E poi andiamo a fare una cacchiata, una grande, gigantesca cacchiata. Lo so che sto per fare una gran cacchiata che probabilmente non servirà nemmeno a niente perché è un livello 4 quello spino, ragazzi. Quindi non penso mi servirà veramente tantissimo, mi aiuterà. Però direi che per iniziare, visto, diciamo, il livello a cui siamo adesso, io vorrei provarci. Cioè l'idea di avere uno spino davanti a casa che quantomeno se quel minimo di protezione te la dà,
Non mi farebbe schifo. Allora, di qua non ci sale, vero? No, dai, però per sicurezza io salgo ancora più in alto, così, tra sapere e non sapere. Ok, devo assolutamente farlo venire qua perché là c'è un basilisco. Sono sicura che sia là in mezzo, quindi voglio che venga per di qua. Lo prendo. Sì, l'ho preso! L'ho preso, ok. Aiuto, no, no, non ci sale qua, vero? No, che non sale. No, non può salire! Non può salire! Oh mio Dio, sale! Oh mio Dio, sale! Mi rendo conto di aver fatto un'enorme cazzata!